Sul problema dei vaccini c'è molta confusione e soprattutto molti cittadini non hanno proprio idea su come muoversi. Ci sono veramente ritardi qui nella Locride e quanto pare c'è carenza di vaccini. Chi deve intervenire? Dove dovranno svolgersi le vaccinazioni? Quando e chi li potranno fare? Fermo restando che gli ultraottantenni calabresi sono ancora al palo. E che ancora non è stata neppure avviata la campagna delle prenotazioni. Abbiamo cercato di sollecitare qualche risposta al coordinatore del centro vaccini attivato nell'ex ospedale di Siderno, il dottor Pasquale Mesiti, che è stato anche ex direttore generale dell'ASP. Preliminarmente va detto che per il momento il centro di Siderno è l'unico funzionante, dice il dottore Mesiti, niente vaccini ad Antonimina, come era stato stabilito il mese scorso, e nessuna collaborazione al momento neppure da parte dell'USCA, che non sono state potenziate e quindi non sono in condizioni di somministrare i vaccini. A Siderno invece, dopo qualche tentennamento iniziale, dovuto all'assestamento funzionale del centro vaccini, la situazione sembra sotto controllo e già da qualche settimana si viaggia a pieno ritmo da lunedì a domenica con orario ininterrotto 12 ore al giorno e la presenza di 6 medici, 6 infermieri e 4 amministrativi e un buon numero di operatori sanitari volontari. Abbiamo prima espletato, dice il dottor Pasquale Mesiti, la vaccinazione presso le RSA per passare poi alle case famiglia presenti sul territorio grazie anche alla collaborazione delle associazioni di volontariato che stanno dando una grossa mano. Quindi è stata la volta di operatori sanitari, farmacisti, studi medici e grazie a un accordo con gli ordini professionali anche dei medici in pensione ancora iscritti all'albo. Adesso, come da protocollo, dice il dottore Mesiti, passeremo agli operatori scolastici e alle forze dell'ordine prima di cominciare con gli ultraottantenni.